Buonasera, buonasera e benvenuti a questa trasmissione Ci Divertiamo, puntata pre-natalizia, anche l'ultima di questo 2017. Torneremo poi il 9 di gennaio, martedì 9 gennaio. Un saluto in regia a Dino D'Angelo. Allora, possiamo partire subito. Vi presento gli ospiti di questa sera. Benvenuto, buonasera Luigi Cima, direttore grazie, sportivo grazie. Dell'Aquila Calcio da pochissimi giorni. Quanti giorni, Luigi? Vestitura è recente, saranno 6-7 giorni. 6-7 giorni, perfetto. Poi naturalmente parleremo sotto tutti i profili della formazione aquilana. Bentornato a Tiziano Lauducci. Buonasera. Buonasera Tiziano e benvenuto, è la prima volta che viene qui, noi lo accogliamo a braccia aperte, anche lui, un altro direttore sportivo, Antonio Pacerella. Buonasera. Buonasera, grazie. Direttore sportivo del Lanciano, un Lanciano che milita in prima categoria e di passaggio in questa beh, prima intanto, categoria. Intanto facciamo la prima categoria. Però possiamo dirlo tranquillamente. L'obiettivo nostro è quello, è quello di risalire più in fretta possibile, però dobbiamo... del calcio. Buonasera Enrico Giancarlo, ciao Paolo, Redazione. buonasera benvenuto a te. Eccoci qua. Allora, io direi di partire con il direttore sportivo Luigi Cima, prima di affrontare magari anche i temi legati per esempio alle questioni societarie, alla società, partiamo dal derby, perché proprio domenica c'è stato l'ultimo derby tra formazioni abruzzesi, si giocava all'Aragona, ha vinto la Vastese in rimonta 2-1. Partiamo proprio dall'aspetto squisitamente sportivo. Intanto Cima, che squadra hai visto? Quella rosso-blu, ovviamente. Allora, ho visto al di là del risultato, ho visto due ottime squadre molto attrezzate per la categoria, che come le dicevo prima, diamoci del tu, perché sì, qui abbiamo detto prima di iniziare la trasmissione ci diamo tutti del come tu, ti dicevo prima, clima familiare. Il livello tecnico quest'anno è salito a differenza dello scorso anno, c'è più competitività, ci sono giocatori veramente forti di categoria superiore. Luigi, tu lo puoi ben dire, perché l'anno scorso eri direttore sportivo del Monticelli, sì, quindi dici dove, che con una, tra l'anno scorso e quest'anno il girone F il livello è salito notevolmente, con l'avvento di nuove squadre, ma soprattutto le aspirazioni che avevano queste squadre a partire dalla non ci sono le formazioni romagnole non ci sono no? le formazioni romagnole e tutte, almeno una decina di squadre, a partire dal Matelica, dal Vis Pesaro, che già erano fortissime lo scorso anno, quest'anno si sono attrezzate ulteriormente e si vede anche sul campo, si vedono delle prestazioni notevolmente di categoria importante. Tornando sarà invece al derby dell'Aragona, certo, ma una vecchia C2, allora, all'Aragona, punti di vista. Diciamo che c'è stato solo un handicap, diciamo, più che atmosferico, anche da un punto di vista del terreno, che ha diciamo limitato molto le giocate, soprattutto dell'Aquila, che è abituata a giocare sul sintetico, dove sviluppa manovre importantissime. Battistini lo seguivamo già dalla Coppa Italia, Pineto, io e Stallone, si evinceva da subito che c'era la mano del mister, ma io lo conoscevo già dall'anno scorso, sono stato diverse volte nel momento in cui Battistini ha preso il posto di Morgia, e si vedeva che è un bravo allenatore che ha messo giù veramente una squadra importante, ahimè con delle defezioni altrettanto importanti, una su tutte Valenti. Valenti. Pochi giorni fa è andato via anche Brenci, questo per chiudere un po' Brenci, il discorso. Diciamo sostanzialmente ha chiesto lui, ha chiesto lui. Io ho assistito a queste dinamiche, cioè, sì, proprio... E chi avete preso invece? C'è un giovanissimo che avete preso, allora, un 2001 addirittura. Abbiamo ci siamo messi a tavolino io, il mister e la nuova dirigenza, con a capo Dionisio Giulio, persona molto seria, competente. È il nuovo amministratore. È preparata. Unico, no? Sì, si dice così. No, non è l'amministratore unico, Enrico già mi corregge. Il 22 ti dico che non sarà l'amministratore unico. Sì. Ah, non sarà. Sì, sì, Enrico è informatissimo ovviamente. Va bene. Però, su ecco, tutto, in particolare su in sulle questo vicende momento qui. È lui che tiene le fila del discorso in ambito generale, dalla parte amministrativa fino al riallacciare i rapporti con la meravigliosa tifoseria, se è presente sugli spalti, sta cercando di rimettere a posto un po' il tutto. Il tutto, perfetto.
Enrico, visto che insomma hai già fatto una considerazione, non so se vuoi aggiungere qualcosa sotto il profilo sportivo, magari ha già parlato in parte, poi ci torneremo ovviamente, il direttore sportivo. Una considerazione sull'Aquila oggi. Allora, una considerazione sull'Aquila oggi, riferimento a questo mercato di dicembre, secondo me, nonostante le partenze di Bojo, di Valenti e di Brenci, l'Aquila è uscita tecnicamente e tatticamente, soprattutto tatticamente rinforzata, e mi spiego, perché sono da considerarsi acquisti i recuperi di De Julis e di Ranelli. E quindi dal mio punto di vista, ora giocando con il 3-4-1-2, si vanno ad esaltare le caratteristiche di Boldrini, si va a dare più solidità a un centrocampo che nel calcio d'oggi, giocando col 3-4-3, fa fatica, ma non perché quello dell'Aquila fa fatica, perché giocare a due contro squadre che si vanno a chiudere molto e fanno densità a centrocampo si fa fatica, mentre giocando con il 3-4-1-2 l'Aquila lì ha più sostanza ora e libera Boldrini di quelle che sono le sue giocate. De Julis, Padovani e Ibe, giocando a due davanti, esaltano ancora di più le loro caratteristiche rispetto a giocare con un attaccante unico e due esterni, e non solo, anche due under esterni di centrocampo, Boucher da un lato, Sieno dall'altro, secondo me senza i due esterni offensivi davanti hanno tutta la fascia a disposizione, e l'Aquila così secondo me è più compatta e più completa, ed è una squadra che deve centrare senz'altro il traguardo playoff. Detto questo, dal punto di vista tecnico, so che a breve arriverà un altro 2001, arriverà un 98, potrebbe esserci uno scambio con Mar in uscita, si seguono degli altri giovani 99 che hanno già fatto bene in questo campionato, al di là di questo che poi magari ci dirà di più Cima, bisogna sottolineare quelle che sono le questioni societarie, Paolo. In che senso? Nel senso che si è raschiato il barile fino in fondo per traccheggiare il più possibile e tenere in vita il gruppo, quindi la gestione sportiva, non smantellare. Io per il 2018, o meglio a Babbo Natale sotto l'albero, e per il 2018 chiedo un regalo grande così per quanto riguarda l'Aquila, chiedo chiarezza da parte della società, chiedo che non ci sia più la mano destra che non sa quello che fa la sinistra, chiedo che se c'è difficoltà si dica tranquillamente senza dire tutto a posto, e poi tutto a posto non è nulla, si chieda un aiuto umile, perché con un aiuto umile credo che tutti quanti si mettano a disposizione e si recuperi anche un po' l'amore di questa piazza per la squadra, che come diceva Cima tra le righe non c'è, perché non c'è la tifoseria sostanzialmente allo stadio. Detto questo, Paolo, il 22 sarà una giornata chiave, perché bisognerà fare l'assemblea dei soci per ratificare il nuovo amministratore delegato, il nuovo amministratore unico dopo le dimissioni di Dionisi Rutilio e di del giudice. Mie informazioni dicono che non sarà Giulio Dionisi, non per mancanza di capacità, ma perché credo che non sia il ruolo adatto a Giulio Dionisi, c'è bisogno di un amministratore vero. Sai già, so che c'è qualche nome che circola. So che il presidente Chiodi si sta muovendo a Roma per scegliere un amministratore professionista vero che fa questo di mestiere, che però ha chiesto tanti soldi, come è giusto che sia, però credo che investire per poi recuperare con le transazioni sia un atto doveroso. Mettere l'amministratore vero significa ridare credibilità anche alla possibile certificazione dei debiti, cosa fondamentale poi a giugno per poter rendere appetibile la società, ma mi raccomando, non facciamo più quelle sceneggiate che si sono viste il 14 dicembre, quando Corrado Chiodi dice ad Antonello Maurizi, che è il portavoce del presidente, e a Giulio Dionisi: non si smantella più l'organico, non parte nessuno, tempo mezz'ora, arrivano Fabio Aureli e Fabrizio Rossi in rappresentanza della stessa società e portano gli svincoli. Ecco, non ci si presenti più con queste ambiguità dal punto di vista della gestione. C'è bisogno di chiarezza, anche di umiltà nel dire siamo in difficoltà, ma è alla base per ripartire. Grazie Enrico, poi magari faremo intervenire di nuovo Luigi Cima, non so se vuoi intervenire molto, subito, molto chiaro, anche perché è una fase precedente al tuo arrivo in qualche modo. Poi volevo farti una domanda ben precisa proprio sul tuo arrivo. Non so, Tiziano, vuoi intervenire, vuoi fare una domanda tu? La prima domanda te la concedo a Tonino. A Tonino. Vabbè, la domanda è d'obbligo, è anche evidente, insomma. Il Lanciano in prima categoria, progetti, ambizioni, quali sono? Beh sì, siamo ripartiti da questa categoria, pur facendo la domanda di ripescaggio all'inizio, prima dell'inizio del campionato, però non è stata accolta e non ci abbiamo pensato più su. Più di tanto. Siamo ripartiti da questa categoria perché è quella che ci spettava, ma i progetti tecnici sono molto ambiziosi. È chiaro che la piazza
Merita sicuramente categorie consone al suo passato, però bisogna essere realisti e ripartire da questa categoria. Chiaramente la società è la prima cosa da strutturare, quello che si è fatto con il presidente De Vincentis, per cui siamo ripartiti dalla società e poi chiaramente anche dal discorso tecnico. Sul discorso tecnico a Lanciano abbiamo allestito, il presidente mi ha dato la possibilità di allestire una squadra veramente competitiva. Non solo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, no? Beh, sì, lì quante partite? 14 partite, ho fatto 14 gare, 14 vittorie, 58 gol fatti. Questo è avvenuto appunto perché non snobbiamo la categoria, assolutamente, sia come società, come staff tecnico e come calciatori, perché altrimenti in qualsiasi categoria sarebbe difficile, certo, vincere. E poi c'è il discorso comunque ambiente, tifoseria molto calda, quella. Certo, devo dire che l'ambiente di Lanciano un po' lo conoscevo dall'esterno, perché andavo qualche volta a vedere delle gare in C e anche in B, certo, però stando lì, vivendo lì l'ambiente, devo dire che c'è un ambiente veramente molto positivo. E vi seguono in tanti, no, abbiamo avuto dei punti voi giocate di 2000 Biondi, spettatori, no? Giocate le gare interne al Biondi, allo stadio Biondi, abbiamo avuto delle punte di 2000 spettatori in casa e 600 fuori casa, per cui la tifoseria devo dire che ha anche cultura sportiva, fanno veramente un gran tifo e non si perdono in polemiche, per cui la tifoseria è veramente il 12° uomo in campo. Vogliamo anche ricordare per i non informati magari i quadri tecnici, no? Che compongono la squadra, l'allenatore, va bene. Queste sono proprio le immagini del Lanciano, abbiamo ripescate grazie a Dino D'Angelo. Sì, allora lo staff tecnico, c'è Alessandro Del Grosso, che è il nostro mister, che già abbiamo avuto a Francavilla nel suo primo anno da allenatore. Ecco, poi c'è Massimo Zucchini, che è il suo secondo, Domenico Delli Pizzi, preparatore dei portieri, nonché ex del Lanciano. Figura conosciuta. E poi abbiamo Alessandro Spinoglio, che è il preparatore atletico, il fisioterapista Jacopo D'Angelo. Questo diciamo lo staff tecnico. Poi chiaramente poi ti coinvolgeremo sicuramente nel discorso Serie D e anche Serie C, perché parleremo anche del Teramo con dei contributi particolari, visto la puntata pre-natalizia. Ci saranno tanti auguri in chiave biancorossa. Torno da Luigi Cima, il direttore sportivo dell'Aquila, poi vedremo anche i numeri delle giornate precedenti, sia per quel che riguarda il campionato di Serie D che la C. Mi ha colpito una frase quando sei stato presentato qualche giorno fa, sei giorni fa, no? Una tua frase: è un sogno essere qui. Ecco, mi ha colpito molto perché, insomma, nonostante la situazione piuttosto difficile vissuta a livello societario dall'Aquila, hai detto comunque queste parole. Perché le hai dette, Luigi? Allora, in cuor mio, come ho detto scherzando a qualche vostro collega della carta stampata, ma di non scriverlo, io nasco a Nereto, quindi un rosso blu. Ma se tu dici così blu, è peggio, perché lo scrivono ancora di più e lo diciamo ancora di più. Nel sangue, tifosissimo del Bologna da piccolino, quindi i colori sono quelli. Sono quelli. Mi ritrovo all'Aquila. A parte gli scherzi, come diceva Tonino, che ha seguito il Lanciano, oggi ne è direttore. E sono convinto che farà molto molto bene, perché poi è capace. Vi conoscete tantissimo, bene, molto bene, vi conoscete e vi stimate, questo è importante. Il punto più importante è che quando tu segui il calcio da una vita, hai praticato sempre in orbita importante, eccetera eccetera, anche da direttore, ti fai una tua idea di dove vorresti arrivare. Le piazze importanti sono poche: San Benedetto, L'Aquila, Taranto, Messina. L'Aquila è una tra queste, ma a detta di colleghi di Milano, dell'Emilia Romagna. A livello nazionale, ecco. Nasce questo desiderio inconscio che ti porti dietro. Poi sono stato. Però sapevi anche di entrare in una società che in questo momento sta vivendo delle difficoltà. Sì, ma non ci sono dubbi oggettive. Che questo, non ci sono dubbi, non puoi pensare ai problemi che ci sono dietro, perché innanzitutto sono stato chiamato, ribadisco, un concetto fondamentale da una persona veramente che stimo, che ammiro, e al momento concretamente mi sta dimostrando che sta facendo di tutto per poter portare avanti questo discorso e
dietro a tutto ciò c'è anche un presidente che ho conosciuto, mi sembra una persona molto seria, che vuole rispettare gli impegni, al di là dei problemi che, ahimè, in questo momento c'è con la tifoseria, che mi auguro si ristabilisca, perché una bella città come L'Aquila, questo passato fatto di alti e bassi, una tifoseria importantissima, io ero presente l'ultimo derby L'Aquila-Ascoli, ci saranno stati, non so, 6-7 mila spettatori, L'Aquila vinse 3-0, una festa popolare di... non sembrava di stare... È come dovrebbe essere ogni partita di calcio, io direi. Quindi, al di là di tutto, c'è uno stadio che è una meraviglia unica. Sì, Gran Sasso d'Italia. C'è un allenatore preparatissimo, ma ad altissimi livelli, preparatissimo, uno staff importantissimo, ho conosciuto delle persone veramente preparate, e quindi gli ingredienti ci sono tutti. Al di là del fatto che sia arrivato io, eccetera, eccetera, io amo lavorare molto seriamente, soprattutto con i giovani, e quindi sono convinto che se poco a poco si ristabiliranno le cose, ci sarà un po' più di equilibrio, sono convinto che si farà un buon lavoro. Ecco Enrico, però per riconquistare la tifoseria, la piazza, oltre ai risultati che pure questi ragazzi che vanno in campo, tanto di cappello perché lottano, corrono e conquistano anche punti, bisogna, come sottolineavi tu, essere chiari e trasparenti in società. Quindi un po' tutte e due. Guarda, le cose, Paolo, bisogna recuperare. Io credo che la risposta della città dell'Aquila quest'anno alla squadra di calcio sia la risposta alla tua domanda, nel senso che questa è una squadra che ha giocato un calcio, sta giocando un calcio bellissimo e che sa anche far emozionare, però la gente ha fatto l'ultima partita di campionato con la Jesina, mi corregge Luigi se sbaglio, ha fatto 300 paganti. E questo vuol dire che la città non sta rispondendo. Quindi credo che quello che hai detto tu, Paolo, sia un obbligo, ovvero riconquistarsi la fiducia. Come? Con quello che diceva Luigi poco fa, ovvero con la volontà di ripartire, perché Luigi Cima ha detto, il presidente Chiodi ha le idee molto chiare e vuole riportare L'Aquila dove stava. Io sono d'accordissimo con quello che dice il presidente Chiodi, c'è un però. E il però è che adesso le parole devono seguire i fatti, perché troppe volte ho sentito che è tutto a posto, che si fa, che si farà, però troppe volte vedo che la situazione dal punto di vista societario fa costantemente un passo indietro. Ora c'è una figura, che è la figura, anzi sono due figure, quella di Giulio Dionisi, che è, credo con i fatti in un mese si è conquistata la fiducia della piazza e si è conquistata la fiducia della squadra, perché restare all'Aquila non era facile adesso. Si è conquistata la fiducia, e quella di Antonello Maurizi, che è, diciamo, il portavoce del presidente Chiodi, che magari per suo carattere, per come sta metabolizzando questa situazione, non vuole parlare, non vuole apparire, e io ho ascoltato più volte quello che dice Antonello Maurizi, cioè proprio la volontà di ripartire e di mettersi alle spalle le difficoltà per sperare in qualcosa di nuovo. Ecco, la mia speranza e il mio indice puntato è proprio questo: riconquistate la speranza, questa volta con i fatti concreti. Un primo fatto concreto che mi viene da pensare, Luigi, è quello di spiegare come si sta risanando il debito. Il presidente Chiodi si è accollato il debito verso l'erario, Massimo Mancini verso le banche, e poi c'è da smaltire il debito nei confronti di fornitori, stagione precedente, tutti i debiti che chiaramente fa una squadra di calcio. Ora, all'Aquila questa situazione ha avuto una cassa di risonanza mondiale, ma non credetevi che nelle altre società sia tutto rose e fiori la situazione. Quindi il mio consiglio che do, per esempio, al presidente Corrado Chiodi, faccia vedere come sta pagando il debito, perché smaltire il debito IVA significa a fine anno rendere più appetibile la società. Smaltire, immagino e spero che non sia così, il debito IVA facendo un nuovo debito IVA nel 2017 e nel 2018 significa solo fare il cane che morde la coda. Allora chiariamo come si sta pulendo il debito, in modo che un possibile futuro acquirente ha le carte, le vede, le esamina e dice sì o no. Ma dire sì o no solo sulla parola non è più possibile. Perfetto, grazie Enrico. Adesso ci dobbiamo fermare per una breve pausa, a tra poco continueremo con gli ospiti in studio. Ci divertiamo.
Bene, di nuovo in studio con gli ospiti di questa sera. Avete sentito prima della pausa Enrico che faceva un racconto molto articolato della situazione societaria. Soprattutto bisogna far chiarezza di chi e di quanto bisogna pagare a livello proprio di debiti. Riprenderemo questo discorso magari coinvolgendo di nuovo il direttore sportivo Luigi Cima, però adesso volevo farvi vedere i numeri della giornata, dell'ultima giornata che poi ha chiuso il girone d'andata, quindi girone F del campionato di Serie D, perché così volevo far commentare gli ospiti qualche risultato. Allora, vediamo insieme, eccola qui la grafica: Jesina Campobasso 1-1, Materica batte Avezzano 4-0. Come sapete, la gara Monticelli-Francavilla è stata rinviata a causa dell'impraticabilità del campo e se non vado errato, domani il giudice sportivo dovrebbe pronunciarsi o su una possibile data di recupero oppure sul 3-0 a tavolino. Sì, perché subito, perché appena la partita, una riserva scritta da parte una riserva scritta, quindi potrebbe anche scattare lo 0-3 a tavolino, quindi la squadra di Ervese prenderebbe senza giocare questi tre punti. E poi da salutare veramente un abbraccio forte ai Nerostellati per la loro prima vittoria stagionale storica, perché storica, sì, è una neopromossa questa squadra, 2-1 in casa si fa per dire, perché hanno giocato al Pallozzi di Sulmona contro il Fabriano, era uno scontro diretto da vincere. Pineto Recanatese 0-0, il San Nicolò che invece ha perso in casa con il San Marino. Abbiamo già detto che questa sconfitta è costata la panchina a Luca Campanile. E oggi c'è stato il nuovo allenatore che ha già diretto Fabio Montani. Già si sapeva, lo avevamo già in bocca al lupo, e buon lavoro naturalmente a Fabio Montani, e ci dispiace per Luca Campanile. San Giustese batte Agnonese 1-0 e poi il derby, come detto, al dell'Aragona, Vastese batte L'Aquila 2-1, così come Vispesaro batte Castelfidardo 2-1. La classifica, al comando c'è sempre il Matelica che continua a suon di vittorie ad essere al primo posto, ad occupare il primo posto, 44 punti, Vispesaro 40, Lavastese che consolida il proprio terzo posto, 37, Avezzano 29, San Giustese 27, a chiudere la zona playoff, poi Pineto 26, L'Aquila e Campobasso 25 punti, Francavilla 24, ma deve ancora giocare o addirittura verranno consegnati tre punti, quindi potrebbe salire insieme al San Marino. Castelfidardo 22, Agnonese e Jesina 18 punti, San Nicolò 15, e qui entriamo nella zona pericolo, Fabriano 13, Recanatese 12, Monticelli 11 punti, e poi i Nerostellati sempre ultimi, però si sono un po' avvicinati a quota 7 al Monticelli, che però potrebbe ancora disputare la partita con il Francavilla. Domani sapremo dal giudice sportivo. Tiziano, sì, un brevissimo commento così, e poi volevo sentire anche Tonino. Ma io comincerei, come hai detto poc'anzi tu, fare un plauso particolare ai Nerostellati che finalmente hanno raggiunto questa tanto agoniata e sperata vittoria. Tra l'altro hanno giocato in 9, quindi praticamente hanno sofferto, ce l'hanno messa tutta, poi alla fine insomma anche con un po' di fortuna, il che non guasta nel calcio, quella, ci vuole, è quella ci deve essere per forza. Però ecco, l'obiettivo primario era appunto la conquista dell'intera posta in palio, così ci sono riusciti. Bravi, è stato rotto il ghiaccio che fa ben sperare per il futuro, tre punti di vitale importanza che oltre a fare classifica soprattutto fanno morale, anche perché alla ripresa del campionato il 7 gennaio di nuovo in casa giocheranno i Nerostellati contro il Castelfidardo, esatto. Quindi è una chance che si può giocare chance. Poi aumenta l'autostima, cioè, aumenta la fiducia dei propri mezzi, quindi speriamo bene, dai, ce la può fare. Certo è un'impresa titanica, perché poi che vuoi, la Serie D, come dice appunto Luigi, quest'anno è un campionato veramente importante dove ci sono squadre forti con giocatori altisonanti, si gioca veramente a calcio, però nel anche calcio, il Pallozzi però da queste immagini è un campo disastrato. Poi si parlava addirittura che ci doveva fare anche un sintetico, i lavori dovevano insomma iniziare nel mese di ma in Italia si parla aprile, molto, si parla molto, si parla magari molto si fa di queste poco, cose, ma si tutte parla chiacchiere molto. E poi però il Pallozzi guardiamo un po' come è ridotto. Tonino, volevo coinvolgere Tonino. I Nerostellati, insomma, non mollano, ma è giusto così, perché c'è tutto un girone di ritorno. Sì, fanno bene a non mollare, però comunque sarà molto dura per loro.
Dopo loro vengono da una promozione, secondo me, non programmata l'anno scorso, e quella un po' per demerito delle altre squadre, tra cui anche noi del Francavilla l'anno scorso. Però il Francavilla si ritrova comunque in questa categoria. Però noi poi siamo saliti comunque. Però voglio dire, si sono ritrovate forse in un campionato dove senza programmazione è un po' dura da affrontare. Oh, tra l'altro, proprio adesso c'è il mercato, siccome si è chiuso, c'è il mercato degli svincolati, si può pescare lì. So per certo che la società pratolana sta cercando ancora di potenziare questa squadra. Sì. Dovrebbero arrivare un centrocampista. Anzi, il centrocampista credo che sia già oggi in prova, però non so il nome di questo centrocampista perché non mi è stato detto. È anche un attaccante abbastanza conosciuto. Non so se voi avete qualche nome, oltre ad un paio di under che devono pur prendere, perché insomma anche lì la situazione è precaria. Quindi le possibilità ci sono ancora, quantomeno per raggiungere i playout. Eh sì, certo, nello sport non dico una salvezza diretta perché è molto difficile, però insomma, il cammino in salita è una boccata di ossigeno non indifferente, Tonino, per cui fa ben sperare, certo. Poi il campo è sempre il giudice insindacabile. Luigi, mi va di intervenire. Come perché no? Prima Tonino ha parlato di mancanza di programmazione o mancata programmazione perché magari non si aspettavano di vincere il campionato. Questo veramente, se non sei pronto a cominciare dagli under, oppure non hai una società dove appoggiarti. Noi lì a Monticelli abbiamo avuto sempre l'Ascoli che ci ha dato... Monticelli è un quartiere di Ascoli, praticamente. L'Interland di Ascoli, un quartiere abbastanza grande, 20.000 abitanti, ma non c'è uno stadio, non c'è partecipazione, non c'è tifo. Mm. E questo è un peccato, è un peccato, sì. È una piccola realtà che se i dirigenti o alcuni dirigenti dell'Ascoli avessero un po' l'occhio lungo, è preferibile mandare a giocare questi ragazzi che escono dalla primavera, a meno che non sia l'Orsolini di turno. Beh, ma il Manari che fa 2 anni di C con 2-3 presenze non ha senso. C'è una regressione, certo, quindi sotto tutti i punti di vista. Si può mandare il giocatore a giocare nel Monticelli, sì, che sta in Serie D, questo vuoi fare dire. Un passo indietro significa proiettarsi, essere pronti, perché tanto la domenica sappiamo tutti... È una palestra. Sappiamo tutti che questo campionato è seguitissimo da osservatori dalla Serie C alla Serie A. Ma proprio tu hai fatto anche questo mestiere, in Coppa Italia, per quale squadra? In Coppa Italia, sono stato con Pieroni ad Arezzo, in B, l'anno di Conte, insomma, dove portai Terrenzio, Censori, Fasciani e tanti altri. Quindi un lavoro importante, voglio dire. Qualcun altro all'Inter, De Cesare, sì. Però stavi dicendo... Così, insomma. Stavo dicendo che per agganciare il discorso della Serie D, una neopromossa che stravolge continuamente le condizioni della rosa, prendendo troppi giocatori. Cioè, se tu non programmi, puoi fare un ritocco, due. Certo. Ma se continui ad integrare in corsa, non è facile... Non è facile. Ma poi sai, si è preso dall'ansia un po', il tempo stringe, purtroppo si sbaglia poi, no? Quando si ha fretta di concludere. Sì, se corri troppo velocemente puoi inciampare. Ci vuole il tempo tecnico, come dico spesso io. Le squadre, ahimè, si devono fare a giugno, se non anche ad aprile. Enrico, vuoi commentare qualche risultato che ha attirato la tua curiosità in Serie D, in questo girone che si è concluso? Sinceramente, 2 settimane fa credevo che Matelica-Vezzano potesse essere un match chiave per quanto riguarda la promozione in Serie C e non mi aspettavo il passo falso nel derby con il Pineto, senza nulla togliere al Pineto, ci mancherebbe altro, anzi, e non mi aspettavo che il Matelica dilagasse in questo modo, perché l'Avezzano comunque è una squadra, per quanto riguarda i valori in campo e per quanto riguarda anche la società, il presidente, la guida tecnica, insomma, è importante. Un campionato che era iniziato male per gli infortuni, soprattutto quello di Dos Santos, ma che poi aveva avuto una striscia positiva importante. Sì. Quindi io credevo che sostanzialmente questa partita con il Matelica, magari con un colpaccio esterno, potesse riaprire il campionato sia per quanto riguarda
il primo posto con la Vis Pesaro, ma anche per quanto riguardava Vastese e Avezzano. Oggi c'è un po' di equilibrio in qualche modo. Oggi il campionato, perché... sì, oggi il campionato dice che il primo posto se lo giocano due formazioni marchigiane, che i playoff parleranno sostanzialmente abruzzese. Colgo l'occasione, lo faccio veramente perché è sincero. Un complimento a Franco Bolami, il presidente della Vastese, perché con la sua umiltà e con il suo savoir-faire per l'ennesimo anno ha creato un gruppo fortissimo, la vera sorpresa di questo campionato, un gruppo anche futuribile, che ha un giocatore di categoria superiore che è Nicola Fiore, ha uno Stivaletta che l'Aquila ha conosciuto qualche anno fa, ma che si sta confermando ad alti livelli come centrocampista che sa fare gol. Ha un allenatore bravissimo come Colavito e un ottimo direttore, una piazza che sa respirare il calcio che conta e che secondo me potrebbe negli anni futuri tornare tra i professionisti come vuole Franco, che vediamo nella foto, a cui faccio veramente un saluto e un complimento grande. Così, un'ultima cosa ti dico su quello che ho visto nel turno di campionato, e qui vado dal direttore Cima, perché non mi è piaciuto come si è gestita la situazione a Monticelli nella partita con il Francavilla, no direttore? Perché sinceramente vedere un arbitro che entra in campo a fare la prova del pallone, ma vedere che non ci sono le linee disegnate in campo, significa come se un arbitro entra in campo e non trova le porte. Ora il De Luca, team manager del Francavilla, nella nostra domenica sportiva è stato molto esplicito. Ha detto l'arbitro ha rinviato la partita per impraticabilità di campo, ma noi abbiamo fatto aggiunta un reclamo scritto dicendo che non c'erano le linee. Ora bisogna vedere se l'arbitro chiamato dal giudice sportivo conferma questa versione o meno, perché sì, se dirà che all'inizio è il referto arbitrale, queste sono le immagini che vi abbiamo già mostrate la domenica sportiva, se l'arbitro richiamato dal giudice sportivo dirà ma è vero questo che c'è scritto qui nel referto nel reclamo del Francavilla, le immagini dicono che è vero, perché ecco le linee che le sta facendo un addetto al campo dopo questo fermo immagine, o meglio dopo questa immagine con il pallone che non rimbalza, andremo a vedere proprio un addetto al campo che va a dipingere le linee. Secondo me ci sono gli estremi per lo 0-3 a tavolino, perché non è colpa del Francavilla se il campo non era pronto. Il campo ok, non era praticabile perché qui il pallone non rimbalza e le immagini sono eloquenti, ma io credo che siano altrettanto, se non di più, eloquenti queste immagini qui. Eccole qui. Queste immagini qui sono ancora più eloquenti, non per il modo di dipingere il campo, ognuno può fare come vuole, ma perché il campo non era pronto per una partita di calcio, punto. Quindi attendo le decisioni del giudice sportivo. E che ci saranno domani. Facciamo così, visto che abbiamo parlato della Vastese, iniziamo, perché abbiamo detto questa è una puntata pre-natalizia, iniziamo con qualche augurio di un sereno Natale e soprattutto di un felice anno nuovo, proprio con quello che ha detto al nostro microfono il presidente della Vastese, Franco Bolami, una clip brevissima. Auguri di cuore a tutti quanti, soprattutto alla gente bisognosa, e auguri veramente di un buon Natale, un buon inizio soprattutto a voi che lavorate tra le quinte, a tutti quanti, alla squadra, ai dirigenti, un augurio in generale a tutti quanti. Eccoli qui, gli auguri molto sintetici, telegrafici da parte del presidente Bolami. Ecco, io aggiungerei a quello che ha detto Enrico, i giocatori, anche il tecnico della Vastese, anche un certo Leonetti che insomma... 13 gol, no, sono tanti. Parla di numeri, Paolo, giocatore attaccante importante. Ha fatto un gol proprio nel derby, bellissimo. Diciamo che ha fatto un gol che per quanto bello ne vale due, visto che il primo gol della Vastese tra Vento e portiere Farroni, diciamo che non era un tiro cercato. Sicuramente. Però il secondo gol vale il prezzo del biglietto, ma vale il prezzo del biglietto la stagione della Vastese, perché una Vastese... costruita con criterio, ha valori, è una squadra che ha un entusiasmo, lotta, vince le partite al 94esimo, mi piace tanto questo progetto. Peccato per Franco Bolami, che ha trovato un Matelica che dopo anni di stagione dispendiose dal punto di vista economico ma di zero progettualità, ha fatto una stagione con un direttore sportivo vero e con un gruppo vero, spendendo meno degli anni passati, ma che gioca a memoria e che merita di essere lì su. E anche a Vasto ricordiamo Miccio, la grande direttore sportivo che ha fatto delle cose, sta facendo, sì, ha fatto anche, delle cose anche bellissime. San Nicolò, lui ha fatto un grandissimo lavoro, infatti Francesco Miccio secondo me ha grande merito. È uno dei migliori, se non il migliore. In questo exploit della Vastese, che sono d'accordo con Enrico, è la squadra rivelazione di quest'anno. È una squadra un po' corta nei cambi?
Ma no, c'è questa, sì e no, vabbè, no. Anche perché stanno provvedendo, quello che manca sono alcuni fuori alcuni quota, anni. Ma di, insomma, però, il problema penso che non sussista, no. È quella che diciamo a continuità di gioco, soprattutto da quando ha iniziato, gioca un bel calcio dall'inizio, quindi è stato fatto tutto programmando nei tempi giusti, i giocatori al punto giusto, tutto è filato liscio. Allora vi blocco un attimo perché dobbiamo riconsegnare la linea alla regia di Nodangero per un'altra breve pausa, tra poco. Di nuovo in studio in diretta, Enrico, volevi aggiungere qualcosa proprio sulla Vastese? Sì, no, sul concetto che avevi detto tu Paolo di squadra che probabilmente forse è un po' corta. Io ricordo lo scorso anno, parlo dell'altro girone, quello dell'Aquila e dell'Avezzano, che il campionato l'ho vinto l'Arzachena. L'Arzachena erano 11 titolari e una panchina, non dico zero perché non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma una panchina che non garantiva le alternative tecniche agli 11 titolari. Era l'Arzachena di Branichi, l'Arzachena di Sanna, l'Arzachena che ha vinto il campionato, l'Arzachena di Nuvoli a centrocampo, l'Arzachena che poi alla fine ha vinto il campionato. C'era l'Aquila che aveva dopo il girone d'andata una panchina lunghissima, c'era il Rieti che aveva una panchina lunghissima, il Monterosi da Matuzalem aveva fatto un organico. Il campionato l'ha vinto l'Arzachena, perché? Perché aveva una quadratura, quel pizzico di fortuna che non guasta mai. O forse mai. Lo ha perso il Rieti. O lo hanno perso il Rieti, lo ha perso la società dell'Aquila, e qui ritiriamo un'altra frecciata, lo ha perso il Monterosi anche lì dopo alcune situazioni sugli sponsor, certo, della società, lo ha vinto l'Arzachena perché? Perché da un lato ha avuto la fortuna che gli 11 fortissimi giocatori non hanno avuto problemi, dall'altro però ha avuto la tranquillità di lavorare nelle stesse condizioni da settembre a maggio. Quando un tecnico poi diciamo sì, sceglie un progetto uomini, chiaro, certo, progetto preciso, progetto che non ha avuto la sfortuna di influenze, di ammonizioni, di squalifiche. L'Aquila, io credo che dopo il mercato di gennaio dello scorso anno era la squadra di gran lunga più forte del campionato, perché aveva Mallus, che poi il direttore ha portato a Monticelli, aveva Peluso, Mininclevi, Zane, Russo, La Vista, cioè squadra di serie C, serie C, però poi alla fine la mano destra diceva una cosa, la mano sinistra un'altra, i pagamenti non arrivavano, si è spezzato l'equilibrio, addirittura è successo l'impossibile. Monterosi, arriva Matuzalem, giocatore che ha fatto la A, un organico importantissimo, si è successo qualcosa da aprile in poi. Il Rieti ha perso delle partite in casa inspiegabili, sì, si è fatto male da sola, il campionato l'ha vinto l'Arzachena, certo, che non aveva la panchina a livello delle titolari, quindi alla fine più che la lunghezza conta creare il gruppo, quello che ha saputo fare la Vastese di Bolami, ma ha trovato un gruppo a cui va fatto un plauso grande così, quello del Matelica, che oggettivamente oggi è più forte. Perfetto, Luigi Cima, torno da te perché prima Enrico parlava di Serie C, allora con te volevo introdurre un po' l'argomento Teramo, Teramo che nell'ultima partita Reggio Emilia ha perso 2-1, forse anche immeritatamente, poteva anche conquistare un pari, poi vedremo anche le immagini, anche perché tu hai lavorato a Teramo, se non ricordo male. Un po' di anni fa. Un po' di anni fa, però comunque l'ambiente un po' l'hai respirato, lo conosci, no? No, ma vado anche a vedere molto le partite. Che idea ti sei fatto di questa formazione allenata da Antonino Asta? Allora, beh, Asta non lo devo dire io, scoprire io che è un bravo allenatore, che c'è stato un ridimensionamento di base sugli investimenti, è indubbio, è evidente a tutti. C'è stata messa molta creatività, molta inventiva da parte dell'esperto Giorgio Repetto. Giorgio Repetto, sì. Che è uno che di ragazzi se ne intende. C'è anche Capaldi, Capaldi come sportivo. Sì, vabbè, Capaldi ha detto fare il direttore generale, quindi sì. non credo che si intrometta sulle questioni tecniche, perché Repetto ha la sua esperienza e quindi ha allestito una squadra molto molto giovane, forse esageratamente, ma comunque non avrà problemi per salvarsi, anche perché, visto che il Modena è stato estromesso. Sì, in realtà ci sarà soltanto un'altra retrocessione, sì, che coinvolgerà le ultime due in classifica, quindi ultima, sì, e penultima della classifica. Questo è un vantaggio per tutte però, sì, non soltanto per il Teramo ovviamente. No, ma al di là di sto fatto qua, il Teramo lo vedo che si sarebbe salvato benissimo, anche perché di ampio respiro anche per il presidente, un anno di transizione ci vuole. Anche perché stare sempre... il Teramo viene fuori da alcune annate, da due anni in particolare, sì, c'erano obiettivi diversi, ambizione diversa, e quindi c'è stato un investimento
particolare. Anche qui un investimento minore rispetto alle ultime stagioni, però il lavoro e anche alcune scelte stanno pagando in qualche modo. Anche se lì davanti il Teramo ha difficoltà, crea molto gioco, semina bene, però raccoglie un po' meno rispetto a quanto seminato, no? Sì. È vero, uno stoccatore mancherebbe, mancherebbe anche la San Benedettese. Che... Manca a tutti se vogliamo. La classifica della San Benedettese è un'altra classifica. Non ci si accontenta mai, si cerca sempre di migliorare, però insomma c'è stata una programmazione. Questo che è importante alla luce dei fatti, i tifosi del Teramo, così come Campitelli, deve essere soddisfatto dello staff tecnico dirigenziale, diciamo. Clamoroso errore arbitrale nell'occasione del gol dell'1-0 della Reggiana. Ah sì sì, quello l'abbiamo detto, perché comunque Speranza, che oltre ad essere grosso e anche alto, sicuramente avrebbe preso quel pallone. Ah sicuro, clamoroso. Ah, possiamo rivedere quel gol, eccolo qua, questo è diciamo il ponte aereo del giocatore della Reggiana, e poi credo che ci sia stata proprio l'astuzia da parte di Artiniere, è stato molto astuto, stato l'arbitro probabilmente era anche coperto, però insomma... oddio, bisogna essere anche attenti sul campo, proprio perché quella è una palla che è contesa da due giocatori e uno è caduto e l'altro l'ha messa in rete, quindi insomma, anche perché era la fine del primo tempo e la Reggiana in effetti non era quasi mai entrata in area di rigore del Teramo, non che il Teramo avesse fatto chissà che cosa, però aveva giocato, aveva retto molto bene, aveva, come si dice, approcciato bene la gara. Poi subito nel secondo tempo ha preso il secondo gol, eccolo qui, il secondo gol, anche qui magari la difesa non è stata attentissima, però poi ha reagito, ha costruito il 2-1, insomma ha sfiorato anche il due pari, che sarebbe stato tutto grasso che cola. Comunque il Teramo, se guardiamo la classifica, tutto sommato conserva i 5 punti di vantaggio sulla zona rischio, quella play-out. Vogliamo dare uno sguardo alla classifica, eccola qui, Teramo 18 punti e Fano e Sant'Arcangelo 13, quindi tutto sommato c'è stato sì Ravenna che ha vinto il suo incontro e quindi ha scavalcato la formazione teramana, però certo, insomma tutto sommato i 5 punti sono rimasti e questo è quello che conta. Un particolare curioso, perché il Padova, che troviamo in vetta con 34 punti, è stato sconfitto proprio dal Teramo 2-1 al Bonolis, e questo che cosa può significare? Lo chiedo per esempio a Tonino. Ma guarda, io seguo il Teramo un po' sui giornali e vedo che è una squadra che pareggia quasi sempre, sì, per cui non avendola vista presumo che sia una squadra molto equilibrata, e lì chiaramente la vittoria col Padova sarà stato un exploit. Però di solito pareggio, basterebbe una vittoria per scavalcare due o tre squadre. Certo, dire. Sì, sì, beh, molto corta anche qui la classifica, diciamo, prima non della non so se è una squadra attendista, oppure, però sicuramente si evince dalla classifica, dai risultati, che è una squadra equilibrata, che magari quando perde anche di stretta misura. Vorrebbe anche una vittoria, perché solo che, con i pareggi. È chiaro che i pareggi servono quasi a poco, se devi perdere è meglio pareggiare, però secondo me... Certo. Beh, penso che tutto sommato anche cercare la vittoria. Certo. Il Teramo ha bisogno di una vittoria, se vogliamo, scacciacrisi, ecco, non magari di gioco, ma appunto di mentalità, ecco, che gli dia la spinta per posizionarsi in quelle zone di classifica che più gli competono. Però ecco, se gli manca qualcosa, secondo me, con Giorgio Repetto, che conosco benissimo dai tempi di Francavilla, dove lui iniziò a fare il direttore ai tempi della C. Credo, lui è un grandissimo intenditore, certo, è un esperto tra l'altro, e capisce di calcio, e tra l'altro anche ha fatto l'allenatore nel passato, saprà sicuramente cosa manca a questa squadra. Enrico, il mercato che si riaprirà tra poco a gennaio può migliorare questo Teramo? Secondo te verrà migliorato soprattutto lì davanti? Ma guarda Paolo, dal punto di vista tecnico io devo far fede alla classifica. La classifica oggi dice che con l'esclusione del Modena il Teramo è 5 punti sopra la zona pericolosa. A conti fatti è anche vicino alla zona bella, ovvero quella playoff. Però ho visto un Teramo che sì, ha fatto una serie di risultati utili consecutivi, mi confermerai tu Paolo, sì, soprattutto pareggi, però non ho ancora visto
quello step, quel salto di qualità che mi possa far dire sì, il Teramo nel girone di ritorno può andare a guardare la parte sinistra della classifica. Ora magari il Teramo l'hai seguito più da vicino tu, quindi sicuramente sai se è un problema di finalizzazione, un problema o altro. Io ho visto squadre che giocano bene, primo tempo di Reggio, secondo me il Teramo doveva vincere, poi è stato punito da quel gol beffa clamoroso. Ho visto una squadra che riesce ad avere un'identità, e questo è importante, però vedo una classifica che oggi è preoccupante, quindi io credo che il mercato di gennaio debba migliorare la squadra. Debba portare qualcosa in casa biancorossa. Allora, rimaniamo sul fronte teramano, perché volevo farvi sentire gli auguri natalizi che ci ha lasciato un po' la dirigenza, a cominciare dal presidente Campitelli, lo sentirete, poi il vicepresidente Ercole Cimini e anche uno dei direttori, Emilio Capaldi, sentiamo. Sicuramente l'anno scorso non eravamo in un altro periodo, neppure facemmo una festa di questa importanza, sono venuti tutti, li ringrazio, sono venuti tutti i nostri sponsor, perché credo che senza loro oggi il Teramo non potrebbe sicuramente stare in Serie C, e quindi insieme a loro la società e tutti quanti noi, con tantissimi sacrifici, possiamo ancora gioire per dire che in questo momento è l'unica società di Serie C il Teramo, come Abruzzo, e siamo orgogliosi e faremo di tutto per tenercela sicuramente molto stretta. E devo dire che sta tornando un clima diverso degli ultimi due anni, e quindi adesso speriamo che l'ultimo passo possa essere quello che tutti i nostri tifosi della curva possono stare tutti insieme, perché oggi vederli a destra e a sinistra non è bello, perché credo che ci possono essere le condizioni per far sì che questo popolo si possa riunire e tifare tutti Teramo Calcio e basta. Ma io quello che vorrei trovare sotto l'albero non te lo dico, perché è una cosa mia personale e quindi me la tengo come segreto. A parte gli scherzi, trovare un po' di più di quello che forse la fortuna ci ha un po' tolto in questi anni difficili, gli ultimi 2-3 anni difficili. Siamo un po' in credito con la fortuna, penso che con un po' di fortuna qualcosa può migliorare. E poi quello di augurare, io auguro a tutta la città di Teramo e tutta la provincia di Teramo un anno meraviglioso, che è il 2018, stupendo, e soprattutto auguro tanta felicità e auguro serenità, che è la cosa più importante per star bene in famiglia e anche nello sport. Principalmente l'augurio a tutta la città di Teramo, soprattutto ai tifosi, agli sportivi, a chi viene allo stadio, a chi non viene, alle famiglie dei collaboratori, della società, dello staff, di tutti, che sia un Natale pieno di salute, soprattutto ai nostri ragazzi, perché se stanno bene loro, stiamo bene anche noi. E poi che il 2018 sia un anno ricco di soddisfazione, sono convinto che sia così, perché lavoriamo molto, quindi sicuramente la sorte sarà dalla nostra parte. Ecco, poi torneremo a parlare del Teramo nella parte finale della trasmissione, perché c'è una clip che volevo farvi vedere, una clip in musica con tutti i gol realizzati in questa stagione dal Teramo, in questo girone di andata. Quindi rimanete collegati, soprattutto mi rivolgo ai tifosi biancorossi. Enrico, per chiudere momentaneamente il discorso sul Teramo, anche qui bisogna un po' recuperare il rapporto ambiente pubblico con i dirigenti, soprattutto con Campitelli. Questa è una ferita ancora aperta, Paolo, una ferita ancora aperta rispetto a quell'estate del 2015, quindi credo che Campitelli però con i fatti sta dimostrando. Campitelli con i fatti è sta il decimo dimostrando. Anno, questo sì, di Campitelli, della guida. Campitelli è un presidente che ama Teramo, che ama la sua squadra, che se ha un euro in più nella sua azienda da investire, più che per una vacanza personale, lo investe sul Teramo, e quindi credo che con i fatti ha dimostrato. Ha avuto l'umiltà Campitelli, vedete, quello che dicevo prima nei confronti dell'Aquila, ha avuto l'umiltà di dire pubblicamente: signori, bisogna ridimensionare, perché non si possono fare più le gestioni
post campionato vinto sul campo di Serie B, di Serie C per la B, ha ridotto il budget, ha ridotto i costi, ha fatto una squadra con caratteristiche diverse rispetto a quelle degli anni precedenti, ma lo ha detto. È questo che la chiarezza a cui facevo riferimento prima. Magari sta risanando alcune cose della società e poi si potrà ripuntare a fare qualcosa di diverso. Però la chiarezza, io sono in difficoltà, non posso più sostenere le annate precedenti, facciamo una squadra diversa. Fino a 2 anni fa, fino all'anno scorso, volevo i primi 3 posti, il primo l'ho ottenuto nell'anno di Lapadula, Donnarumma, Vivarini, Marcello Di Giuseppe, adesso l'obiettivo è salvarci. Però con la chiarezza nessuno ti può dire nulla. Se io dico voglio vincere il campionato, però poi prendo giocatori che non hanno nulla a che fare con le zone alte della classifica, divento un bugiardo. Questo Campitelli non l'ha fatto, gli va dato atto. È un falso. Invece è stato molto coerente, molto saggio. Si è circondato soprattutto, sì, secondo me, di collaboratori molto, molto validi. Abbiamo di fiducia soprattutto. Accennato, sì, a Repetto, a Capaldi, Cimini, insomma, lo stesso tecnico Cimini, vabbè, fa già parte della società. Ecco, 10 anni alla guida del Teramo, credo che soltanto proprio Malavolta abbia un anno in più, 11 anni è stato, sì, la guida, sì, del Teramo ininterrottamente, sì, sì, vero? Quindi Borromi, sì, io sono fortuna di, sì, averci a che fare l'ultimo anno della sua gestione. Ho dei ricordi bellissimi, una persona generosissima. Che lui amava pazzamente. Una persona generosissima, solare, trasparente. E, ahimè, sono successe delle cose alla fine che hanno fatto sì che andasse giù il Teramo. Certo. Era arrivato ad esaurimento di energie, sì, sì, economiche. Allora, la controcopertina quindi nella parte finale della trasmissione con tutti i gol, ne ha segnati 17 il Teramo in questo girone di andata, però prima di chiudere volevo farvi vedere un'altra clip, sono gli auguri fatti da alcuni giocatori del Teramo a tutta la Teramo sportiva, con 2 auguri finali particolari perché sono di 2 personaggi davvero speciali. Sentiamo. Feliz Navidad, un feliz año nuevo a todos. Pensavo che fosse la Szczęśliwego Nowego Roku. No, no, no. Questo è da tutti, un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Tanti auguri di felice anno nuovo a tutti i tifosi del Teramo. Un abbraccio. Sono arrivate le mani, per fortuna. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Di Campidelli, tanti auguri di buon Natale per te, per la tua squadra e per tutta la città di Teramo. Un saluto a Teramo e a tutti i teramani e un grosso auguri di buon Natale e buon anno nuovo. Allora, è stata una sorpresa anche per voi? Gli ultimi 2 auguri? Questi 2 auguri meritano la copertina di prime serate di trasmissioni televisive anche nazionali. Anche nazionali, perché, certo, comunque credo che Javier Zanetti che manda gli auguri a Campitelli. Lo spieghiamo, Campitelli è un tifosissimo dell'Inter. Beh, non se la sta passando. Lui, non se la sta passando. Non se la sta passando bene come te con l'Inter. La prima partita, quelle che contano, però, quelle che contano, perché adesso da potenziali primi siete potenziali quarti. Ma io non posso parlare per niente. A parte questo, credo che avere gli aiuti. Credo che avere gli auguri personali di Javier Zanetti, avere gli auguri di Gianluca Lapadula, insomma, tanta roba, come si dice in gergo, no? Complimenti. Va bene, questo Chapeau. È il nostro augurio, merita Teramo Sportiva e Teramo Città, questo ed altro. Allora, vogliamo tornare a parlare di Serie D? Intanto lo abbiamo già detto all'inizio, proprio all'inizio, che il San Nicolò ha un nuovo allenatore, Fabio Montani. Ma vabbè, un commento da parte tua. Hai già diretto il primo allenatore. Già era, nell'aria, insomma, ecco, quindi è stato ufficializzato con l'ultima debacle della squadra, però già un paio di settimane che Montani comunque era stato chiamato dalla società, già erano d'accordo su tutto, quindi si aspettava soltanto il miracolo eventuale del mister che potesse stravolgere un po'
la classifica, così non è stato. Il San Nicolò, e c'è però stato, che c'è stato questo cambio. Io non ho visto giocare il San Nicolò in presa diretta, però guardando le immagini anche un bel po' di sfortuna, io direi, nelle varie partite, sicuramente. Ha raccolto davvero poco. Tante difficoltà, Paolo, il fatto che non giochi più sul suo campo, una volta a destra, una volta a sinistra, muovendo il campo è quello che adesso è. Adesso gioca Giulianova, Castro. Cioè, si va un po'... Certo, si perde sicuramente qualcosa per strada, perché poi i giocatori non hanno più la visura del campo, hanno più il loro ambiente soprattutto dove esprimersi, non sentono più il calore del pubblico, tante situazioni che rendono poi la squadra... Eccolo qui Luca Campanini. Sì. Allora facciamo così, torneremo a parlare di San Nicolò ma anche di Pineto, Francavilla tra pochissimo, l'ultimo break pubblicitario, a tra poco. Bene, ultima parte della trasmissione, vi ricordo che questa sarà anche l'ultima trasmissione di questo 2017, poi ci divertiamo, tornerà il 9 di gennaio, martedì 9. Stavamo parlando del San Nicolò, però prima volevo congedare Enrico Giancarli, grazie Enrico per le tue articolazioni e delucidazioni sull'Aquila Calcio. Cerchiamo di fare il possibile, speriamo che il messaggio sia recepito per il 2018, dove ci aspettiamo tanta chiarezza, anche delle difficoltà, perché è giusto che ci siano, ma esplicitarle e lavorare tutti insieme per risolverle. Grazie. Ciao Paolo, un saluto a tutti. Enrico. Grazie Enrico. Allora, stiamo dicendo appunto con Tiziano di questo cambio in panchina che già in qualche modo si poteva prevedere, visto che i risultati non arrivavano, ma solo i risultati, perché le prestazioni magari erano un po' discontinue, Paolo, le prestazioni. Però, io penso che l'out e out poi ci vuole anche sia un pizzico scattato, di sia scattato quando il San Nicolò prese quella batosta ad Avezzano, dove ci fu una ripresa capestro praticamente della squadra, un primo tempo dove giocò bene secondo me e il secondo tempo fu proprio letteralmente un'altra squadra, una squadra completamente allo sbando, fu una vera e propria figuraccia, e lì penso che la dirigenza abbia seriamente cominciato a pensare al cambio di allenatore, al cambio della guida, ecco, questo sì. Luca Campanile, voi lo conoscevate sicuramente, lui era il primo anno che un esordiente, perché ha allenato sempre eccellenza, un esordiente, però è stato, io direi, anche un po' sfortunato, no? Mi ha pagato pure lui lo scotto del noviziato. Però più che è stata una scelta, come mi aveva detto tanto spesso, abbiamo stradetto che non è più il San Nicolò di qualche anno fa, l'anno scorso anche. Stefano De Angelis, che saluto, disse una mia scommessa, perché effettivamente lui vale il campanile, cioè ha delle buone idee, evidentemente poi sai, in un contesto di un campionato di Serie D molto difficile. Abbiamo ricordato anche la questione del campo. La questione del campo, sono state tante le situazioni che hanno portato a questa classifica, se non sbaglio, 15 punti, è un bottino. L'uomo giusto, può essere l'uomo giusto. E vabbè, pure lo dirà il campo. Fabio è uno di mestiere, uno con tanta buona volontà. Su cosa punterà secondo ci te? Ci sa fare, capisce di calcio, però poi non è che gioca Fabio o giocano altri allenatori, in campo vanno i giocatori, la squadra va sicuramente rinforzata in alcuni punti, va rimodellata in un certo senso, l'allenatore è ovvio che ci dovrà mettere del suo e poi niente. Che Dio ce la mandi buona, ecco. Ha tutte le chance di fare bene. In questa situazione credo che Montani sia l'uomo giusto, perché lui nelle difficoltà si esalta. Poi è un allenatore, devo dire, che ha avuto un anno e mezzo, tra l'altro lo abbiamo ripescato da 2 anni e mezzo di inattività prima di venire a Francavilla, era stato messo un po' ai margini, secondo me anche ingiustamente. Per cui è un allenatore che poi noi abbiamo dato l'opportunità di riallenare e lo abbiamo messo nelle condizioni migliori per poter esprimere tutte le sue capacità, che come diceva Tiziano è un allenatore molto preparato, sul campo è veramente organizzato, poi è chiaro che l'allenatore deve avere anche altre qualità, altre capacità a 360 gradi,
però diciamo che un po' di merito è anche stato dei risultati che ha fatto a Francavilla, dove noi gli abbiamo dato la possibilità di esprimere tutte le sue capacità. E ti dirò, a livello umano mi fa molto piacere, perché lui veniva da quei 2 anni e mezzo di inattività dove ci soffriva tanto, perché è uno che si impegna, è uno che studia, però deve migliorare in altre cose che poi non sto qui a dire. Però mi fa piacere che ha avuto questa opportunità. In bocca al lupo di cuore, sia al suo lavoro, ma un'occasione a tutta la piazza di San Nicolò. Io sono convinto che non fallirà, perché è uno molto meticoloso, uno che lavora tantissimo, insomma, io penso che sia l'allenatore in questa circostanza, secondo me. Dando uno sguardo alla classifica, il San Nicolò ha 15 punti ed è a 3 punti da Jesina e Agnonese, e alla ripresa del campionato giocherà proprio in casa contro l'Agnonese. Casa anche qui si fa per dire, perché il San Nicolò attualmente gioca, nelle ultime partite ha giocato al Castrum di Giulianova, precedentemente aveva giocato a Morro d'Oro, quindi anche qui insomma, anche l'Agnonese voglio fare una premessa, che l'Agnonese di oggi non è più quella di prima, dell'inizio di campionato, ha un allenatore importante, ha un direttore Di Meo, Pino Di Meo. Tra l'altro ci faremo l'amichevole giovedì a Lanciano, allo stadio Biondi con l'Olimpia Agnonese, ricordiamo questo del nostro amico e comune amico Nicola D'Ottavio è Pino Di Meo, l'allenatore, ha cambiato l'allenatore. Rifissiamo orario e data di questa amichevole? Giovedì 21 ore 14:30 stadio Guido Biondi Lanciano. Quindi un invito a tutti gli sportivi di Lanciano e anche ai molisani, ovviamente, che vorranno vedere all'opera l'Agnonese di Pino Di Meo. A proposito, io faccio un saluto. Abbiamo anche l'ex allenatore dell'Agnonese, che è Alessandro Del Grosso, che l'anno scorso ha raggiunto la finalissima nazionale. Grandi traguardi. Ha fatto un risultato storico per la cittadina di Agnone. Questo è stato un tuo colpaccio vero di portare Alessandro là, perché effettivamente ha fatto un capolavoro l'anno scorso. Io mi sono reso conto, abbiamo preso 2 ragazzi dall'Agnonese, Guerra a Monticelli e Guida, un 98 che ha fatto 7 gol in campionato, di cui più 2 nei playoff, che faceva giocare veramente nel suo ruolo, dove da noi, ahimè, non è stato utilizzato in modo adeguato. Questo lo per cui sottolineare Del Grosso, per la bravura... Sornione perché viene poco considerato, secondo me, perché è un ottimo allenatore. Alessandro è un bravissimo allenatore. Sicuramente, diciamo un colpaccio che comunque di sì, Alessandro Del Grosso era fatto allenare per la prima volta. Circolava anche per. No, è stato chiamato per altre squadre, per altre società. Voleva anche il Matelica. Quest'estate aveva mercato. Lanciano è una piazza importante. Allora c'è una cosa anche da precisare: che lui ha iniziato ad allenare con noi, con il Francavilla De Vincentis, 4 anni fa. Lui, la prima squadra che ha allenato, dei grandi, voglio dire, la prima squadra è stata da noi a Francavilla, dove anche lì raggiungemmo la finale regionale playoff contro il Paterno, tra l'altro non neanche la perdemmo quella gara, per cui diciamo che Alessandro lo abbiamo un po' lanciato noi, e quest'anno non è stato facile riportarlo perché dopo quel risultato, però io l'ho fatto un po' decantare, diciamo, e dopo un po' di tempo scherzando l'ho chiamato Lupus in e siamo riusciti. Bene, così io volevo prendermi qualche secondo per salutare di cuore la piazza di Lanciano, e in particolare saluto loro, perché magari adesso ricordo questi nomi, ma saluto tutti i tifosi del Lanciano. Saluto di cuore, un abbraccio a Pasquale Netturbino, che tu conoscerai benissimo, e anche Enrico Ciannamea. Un abbraccio a loro due, ma a tutti i tifosi del Lanciano. Lanciano, che è soltanto di passaggio in prima categoria, tra qualche anno lo ritroveremo sicuramente in alto. Devo dire che era una tifoseria molto appassionata e competente, tra l'altro. Perfetto, allora dobbiamo ancora parlare, Tiziano, di Pineto e Francavilla, che qui
Più che altro il Pineto che ha perso due punti in casa, però attenzione, la Recanatese non è più, nelle ultime non è più la Recanatese di inizio stagione, l'abbiamo già detto. È stata la regina di questo mercato dicembrino, per l'amor del cielo, però il Pineto fra le mura amiche deve migliorare, deve cercare comunque. Poi veniva dalla vittoria nel derby, sì, va quindi bene, però per quel po' di giocatori che c'ha, dal Pineto si aspetta sempre qualcosa in più che ahimè purtroppo in casa stenta, pur giocando bene, ecco, insomma 5 pareggi nelle ultime 6, insomma è un pottino un po' magro per quello. Ma Roberto Giammarino, il DS del Pineto, ha in serbo qualche colpo, ti risulta? Sì, no, a me me l'ha confidato il presidente Silvio Brocco, che vogliono prendere un centrocampista di C1 addirittura, proprio una mezzala con i cavoli. Sai pure chi è? No, sai pure di chi si tratta? No, non me l'ha detto il nome, stanno vedendo. No, l'obiettivo è quello, viene un giocatore di quella caratura, di quella stazza, altrimenti restiamo così, mi ha detto. Ecco, quindi sono alla ricerca di un big. Oh, Pineto che alla ripresa affronterà proprio la regina del girone, in Matelica. In Matelica, sì. Quindi lì si vedrà qualcosa, si deciderà perlomeno di che canne fatte anche perché il Pineto è lì, a ridosso proprio della Pineto, zona playoff, è a un punto della San Giustese, appunto, quindi voglio dire, deve cercare sta facendo di comunque batterla per dare un'entità vera, anche perché questo Matelica non può sempre vincere, no, sta vincendo sempre, ma più che altro è dare un'imbronda vera e propria al suo campionato. Il Pineto deve fare una prestazione, una vittoria importante, ne ha le capacità, per l'amor del cielo, perché torno sempre a ripetere che se andiamo a leggere quelli che compongono la rosa sono tutti giocatori fortissimi del Pineto, tutti i giocatori che hanno giocato, anche Francavilla di Pierluigi Iervese, Francavilla 24 punti, però con i 3 in ballo con il Monticelli potrebbe salire a quota 27 agganciando la San Giustese. Sì. Ripeto, il giudice sportivo domani si pronuncerà in merito al rinvio, bisogna vedere quello che ha scritto nel referto l'arbitro. Deve scrivere che effettivamente non lo sappiamo. Quindi è normale che la partita non poteva essere giocata bando alle cianci, giusto Luigi? Sì, cioè sì. Oggettivamente è quella, non è che diciamo che ottimisticamente potrebbe essere a quota 27 l'arbitro, non lo so, le linee ci stavano quando effettivamente non ci stavano, la verità è quella, speriamo che ci fa anche piacere che il Villa possa conquistare questi, anche qui grandi qualità questa squadra. Ma sì, sicuramente sì. Il recupero di Fofana che sarà completo sicuramente alla ripresa. Che la squadra, per ovvi motivi che sappiamo, sì, e l'abbiamo detto anche nelle precedenti ritardo, eccetera. Puntate, la squadra è partita un po' in ritardo, però ecco, pian pianino, insomma, il puzzle è stato completato e Villa c'è, viva e vegeta, gioca bene e sicuramente sarà protagonista nella seconda parte del campionato. Francavilla che alla ripresa il 7 di domenica 7 gennaio affronterà proprio quel Cerreto che alla prima giornata fece lo scherzetto di andare a vincere al Valle Anzuca, dove peraltro hanno vinto in parecchi, soprattutto all'inizio sì, perché era ancora alla ricerca della quadratura, no? Iervese. Però, insomma, queste sono le immagini della gara rinviata domenica scorsa in casa del Monticelli. Certo, l'arbitro ha buttato il pallone proprio dove sicuramente non poteva rimbalzare, perché a fagiolo proprio, però non c'erano per niente le linee, erano in effetti, ecco, guardate un po' poi in modo quindi, uguale, così. Ma è stranissimo questo fatto, io questo signore lo conosco, questo signore che sta proprio mettendo, è il custode del campo del Castel di Lama, anche può farsi vedere così sul facendo questo, che è un bel impianto, ma forse qualche dirigente locale, quei pochi rimasti. Ma tu che conosci bene Luigi l'ambiente, ci sono dei problemi di varia natura, non lo so, lì a Monticelli, non lo so, oltre al di là del fatto tecnico che ci può anche stare, anche se ripeto, il Monticelli è una squadra che forse io ne potrei non dire tante, posto. Ne potrei dire tante sul presidente, ma non mi esprimo perché controparte, quindi no, ma è bravo, così. Quello che ho detto pochi giorni fa a un giornalista di Marking Goal, cioè riporti delle notizie, ma io mi devo attenere ai comunicati stampa loro. Ma io non infierisco sul presidente, perché lo capisco, oggi il calcio è diventato veramente a questi livelli, anche di serie D, dove c'è poca visibilità, tutto sommato, cioè,
lui faceva osservare che col Fabriano Cerreto in casa ha fatto un incasso di 180 euro. Come fai? Senza cartellonistica, non hai un campo tuo. E qui dovrebbe scattare quello che dicevi prima, una sorta di sinergia anche Monticelli, quartiere di Ascoli, con Ascoli, società di Serie B, è stata in Serie A, insomma, di trascorsi. Beh, se non si è mai fatto, ci sarà una motivazione. Sì, alla base c'è un problema tra Bellini e il mio ex presidente. Quindi ci sono vecchi rancori, ruggini. O c'è il campanilismo, o c'è ruggine. Quindi si era partiti con un progettino importante, ma sempre ridimensionato economicamente, come lo scorso anno. Che lo scorso anno è andato bene perché il campionato era molto più leggerino, con le romagnole, poi abbiamo preso il volo nel momento in cui le altre avevano mollato un po', non è che abbiamo fatto voli pindarici così, bisogna essere sinceri. Quest'anno la squadra andava completata almeno in uno o due reparti, un altro difensore e un altro centrocampista, nel momento in cui è stato posto questo problema, non essendo partito il progetto del campo del Monticelli, quindi la riqualificazione del velodromo, il presidente si è trovato un po' spiazzato, perché molti imprenditori che erano stati contattati in estate si sono tirati indietro ed è rimasto solo, ma con un budget di 170.000 euro. Anche questa mancanza di progettualità, di chiarezza, ti ha spinto in qualche modo a lasciare. Ma guardi, sinceramente gli impegni sono venuti a mancare in tutti i sensi da parte della società. Io, tant'è che mi ero affidato, pur essendo, capisco, alcune situazioni di diritto amministrativo, ma volevo fare le cose per bene, ho consultato un mio amico, ringrazio tantissimo, sempre disponibile e competente, Giuseppe Tambone. Ah, grande Giuseppe, che spesso al quale nelle nostre trasmissioni. Al quale avevo demandato di trovare la soluzione per essere cancellato anche in federazione come direttore sportivo, dirigente e direttore sportivo. Perché a quel punto dovevo tirarmi indietro, non c'era più senso. Quindi quei tre o quattro innesti che avevo fatto di valore, Guerra, Guida e Bontà. Forse anche Rinaldi, il portiere 98, l'anno scorso era titolare della rappresentativa nazionale, lo voleva il Taranto, lo volevano tante società, adesso oggi è titolare a Messina, ha creato sì qualche problemino all'inizio, però tutto come diceva Tiziano, è una squadretta, cioè se noi avessimo fatto un piccolo investimento di un centrocampista centrale, oggi il Monticelli era sopra a molte altre squadre. Anche perché l'anno scorso avete chiuso proprio a ridosso della zona che 8 conta, undicesimi di coloro che vanno in campo la domenica sono gli stessi dello scorso anno. Dello scorso anno, quindi. Perciò dicevo che la classifica magari è figlia 8, anche di tante 8 undicesimi. Altre l'attuale classifica di tante altre squadre. Cioè, noi giocavamo già con il 99 lo scorso anno, che è uno dei più forti del campionato. Che sicuramente avrà un futuro roseo. Questo vuol dire che non basta avere un bravo direttore sportivo, ma ci vuole una struttura societaria e un presidente che ti faccia metta in condizione. Quello che diceva poc'anzi Tiziano è vero, a volte ci sono delle dinamiche nel calcio che tu sono delle variabili incontrollabili, cioè quando non hai più il campo, il San Nicolò non c'ha più il campo, noi non abbiamo avuto mai il campo, lo scorso anno siamo emigrati a Monte San Giusto. Era un'ulteriore trasferta, quando tu non hai le dimensioni del campo, poi non ci si allenava nemmeno, quindi era tutta una situazione nuova. Certo, ma è così, Tu Luigi che sei anche un famigerato talent scout, no? Io conosco del Monticelli, un certo Mattia Crisci, no? Sì. Com'è questo ragazzo, di buone prospettive? Allora, a me piace lavorare molto con i giovani, quindi quando si prospetta una situazione in divenire che può essere, questo ragazzo lo abbiamo portato in ritiro, pur essendo un 2000, è venuto su un po' sovrappeso, ma ha una tenacia, una forza, una voglia di arrivare, come si dice in gergo, ha un sacrificio proprio di giocatore, cioè sa che se fa determinate cose, lui fino a quando è ostinato, capito? È uno importante mentalmente, predisposto a crescere, l'abbiamo portato in ritiro, ha fatto un ulteriore passo avanti da un punto di vista fisico e tecnico
che abbiamo, l'abbiamo portato in panchina e in Coppa Italia, ha cominciato a giocare nella Juniores e diciamo che sta evolvendo positivamente, ma in una maniera, io non so dove potrà arrivare. Potenzialmente sì. Una forza. Ricordiamo che il ragazzo è di Santa Teresa di Spoltore, qui vicino. Oh, invece tu Luigi sei di Nereto. Originario di Nereto, orgogliosamente originario di Nereto. Molti abitanti, io non ci abito più da tantissimi anni, però quando manda mi un saluto ai tuoi concittadini. Ma volentieri, io i tuoi compaesani, come tanti neretesi che non abitano più a Nereto, ma diciamo che il mio cuore è rosso-blu. Quindi per tutti i tifosi del Nereto. Perfetto, io volevo farvi vedere anche una cosa che già abbiamo fatto vedere la settimana scorsa, questa grafica che riguarda i derby, la classifica dei derby abruzzesi, perché proprio domenica con il derby dell'Aragona tra Vastese e L'Aquila si sono chiusi tutti i derby, perché si è chiuso anche il girone di andata. Ecco, la Vastese con questi tre punti ha raggiunto il Pineto a quota 13, quindi Pineto e Vastese sono le squadre che negli scontri con le altre abruzzesi, lasciando stare in casa o fuori casa, hanno guadagnato più punti, 13 punti ciascuno. Poi c'è l'Aquila, 8 punti insieme alla Francavilla, poi San Nicola Pazzano e Nero Stellati. Ecco, chi che mi vuole commentare un po' questa classifica che così ci siamo un po' inventati? Beh, una classifica un po' simbolica, però insomma, è molto significativa, perché per esempio l'Avezzano, che comunque ha 29 punti, ha perso, ne ha persi tanti negli scontri con le abruzzesi, perché la troviamo in fondo, al secondo posto, al penultimo posto. Ha preso solo 6 punti. Il San Nicolò 7 punti. Il San Nicolò 7 punti, ne ha preso addirittura uno in più dell'Avezzano. Per dire che comunque i derby sono tutti sono sentiti, a sé, sono equilibrati, a prescindere normali, dalle classifiche. Ecco, secondo voi, una domanda che spesso facciamo, invece le squadre marchigiane, le squadre abruzzesi, proprio perché il derby è molto senso, molto sentito, i derby insomma se la giocano fino in fondo. Nelle Marche? Nelle Marche c'è un po' più di superficialità, non c'è tutta questa tensione, cioè il clima pre-gara di Vastese L'Aquila si tagliava a fette, l'arrivo della polizia, l'adrenalina, l'emozione, elettrizzante. C'è un'atmosfera un po' diversa. Io di là ricordo, non so, Monticelli Esina, Monticelli Castelfidardo, sì, diciamo più... insegna sempre del volerci bene. All'acqua di rose, sì. Qui invece si ha quella... Però se c'è un'energia, l'energia è positiva. Positiva, sì, ma è stata... Vedo che degli incidenti non ce ne sono stati, per cui è molto positivo questa Prima, energia. Ma il campionato, insomma, il Materica... lo ha già vinto? Quest'anno sembrerebbe la volta buona. Sono 7 punti dire. Della Vastese e 4 della evidentemente ha fatto tesoro degli errori del passato. So che si è attrezzata bene anche a livello tecnico. Per la prima volta mi sembra che abbia preso un direttore sportivo. Prima mi sembra che il presidente incidesse molto anche nelle scelte. Ma poi hanno preso per proprio cui... giocatori di categoria forte. Ma poi dipende anche da chi li sceglie. Ecco perché ti dico questo. Hanno anche ringiovanito parecchio la rosa. Credo. Sì, ma io ho visto la partita, le highlights contro l'Avezzano. Fatto due gol in Magrassi, ragazzi, ma questo è un ricordiamo un però di, che di l'Avezzano sì, era orfano era di Cerone, Cerone Pellecchia cioè. Si è fatto bene, male subito anche Persia che era appena rientrato, già difficile la partita, poi è diventata impossibile anche questo, due gol gliele ha regalati la difesa dell'Avezzano che ci può stare, però la vittoria del Materica non forse 4-0 è stato un po' pesante. Un attimo solo, ti interrompo perché stiamo entrando negli ultimi 5 minuti, però volevo far sentire gli ultimi auguri importanti, perché qui abbiamo un rappresentante dell'Aquila Calcio. Gli auguri sono del tecnico dell'Aquila, Pierfrancesco Battistini. Sentiamo questi auguri. Battistini, clima natalizio sotto l'albero per il nuovo anno, cosa vorrebbe trovare? Sicuramente approfitto di questa occasione per fare gli auguri a tutti gli sportivi abruzzesi, a chi segue la trasmissione, a Rete 8, la sua redazione, e sotto l'albero un po' di serenità, ovviamente parlo esclusivamente calcistica, e soddisfazioni per questi ragazzi che si sono sempre dimostrati fantastici finora e meritano tanto. E crediamo di poter sottoscrivere, no, queste parole dette dal tecnico. Allora, 4 minuti, uno a testa. Anche 1.5. 1.5.
Tonino, Tonino, come vuoi concludere? Messaggio alla nazione, lo chiamo così. Ringraziamento, messaggio. Beh, cosa vogliamo? Siamo in una trasmissione sportiva, chiaramente rimaniamo nell'ambito sportivo. Io auguro un buon Natale a tutti gli sportivi, in particolare ai tifosi di Lanciano e del Lanciano, a tutti i nostri dirigenti, che per la prima volta, ecco, insieme al presidente De Vincentis, che viene, cioè noi veniamo da fuori, ci hanno accolto in maniera veramente grandiosa a Lanciano, e di questo li voglio ringraziare pubblicamente, per cui a tutti i calciatori, però voglio dire, li estendo un po' in generale a tutti gli addetti ai lavori. Il calcio è comunque un ambiente che, se preso nel modo giusto, è un ambiente ancora pulito, è un ambiente ancora che ti dà voglia, passione, energia. Antonio, per ricordiamo cui... l'amichevole di giovedì? Giovedì, sì, giovedì 21 con l'Agnonese, l'Olimpia Agnonese a Lanciano, al ore 14.30 allo Stadio Bionda. Invece, stadio prossimo Bionda. Impegno in campionato vostro? Noi ripartiamo dal 14, c'è una lunga sosta, sì. Ok, allora grazie di cuore ad Antonio Paciarella, direttore sportivo del Lanciano, in bocca al lupo per il vostro campionato. Salto Tiziano, perché volevo dare la parola all'altro direttore sportivo. Cima, Luigi Cima. Io il più grosso augurio che posso fare è a tutti i tifosi dell'Aquila, in primis, che tornino al più presto al campo per sostenere questa città, questa squadra. I ragazzi ne hanno bisogno e se lo meritano. Ne hanno bisogno perché, ripeto, ribadisco il concetto fondamentale che ho espresso all'inizio, che c'è un gruppo fortissimo, serissimo, e c'è uno staff tecnico di altissimo livello. Quindi ci sono le basi per poter fare un grossissimo campionato il prossimo anno. Chiaro e conciso, grazie al direttore sportivo dell'Aquila, Luigi Cima. Tiziano. Io cito, parlavamo di giovani poc'anzi, ha esordito nelle fila del Pineto l'esterno destro Rachini, figlio del più noto papà Paolo, un 99, quindi gli faccio grandissimo in bocca al lupo a questo ragazzo. Niente, auguri a tutti, società, giocatori e sportivi. E io mi allineo ai tuoi auguri, tanta serenità, tanta pace e anche tanta felicità, prosperità sotto l'albero e anche naturalmente per l'anno nuovo. Ricordo che questa trasmissione è l'ultima del 2017, ci divertiamo, tornerà a gennaio, il 9 gennaio, martedì, al consueto orario alle 22.30. Un saluto in regia al nostro Dino D'Angelo, rimanete lì perché c'è la controcopertina con tutti i gol realizzati dal Teramo, ne sono 17 gol in musica da in questo girone di andata. Anche qui vuole essere beneaugurante perché il Teramo tornerà tra pochi giorni, venerdì 22, in campo al Bonolis alle 20.45, ospitando nella prima giornata di ritorno il Mestre. In bocca al lupo naturalmente di cuore alla squadra allenata da Antonino Asta. I gol del Teramo e auguri a tutti. Ciao, buonanotte. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. And pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, I go.